The Jungle, grazie intanto per aver accettato il nostro invito, grazie a Gianni Nazzaro, che è un tuo amico, veramente, perché so che tu sei impegnatissimo. Fai giri l'Italia, anche l'estero, lungo e largo, grazie appunto alla batteria. Però volevo dire che durante la chiacchierata che ci siamo fatti oggi pomeriggio, quando ci siamo incontrati, mi hanno colpito due cose. La prima è che hai detto, in genere la batteria è uno strumento che sta dietro ogni gruppo, invece io sto cercando di portare lo strumento batteria avanti, quindi come se fosse proprio un frontman del gruppo. E poi addirittura per studiare non hai dormito alcune sere, addirittura hai lavorato e studiato per 18 ore per portarla a livelli estremi lo studio della batteria, quindi sto facendo questa battaglia tra me e me a nome di tutti i batteristi del mondo, perché cioè, come ben sappiamo, poi non so se lo sapete tutti, però comunque la batteria è il motore ritmico di tutta la musica, e quindi però purtroppo sta dietro alla band, al cantante. Allora io sta cosa mi ha stufato un po'. Allora scusami, Alessio, mi fanno cenno che c'è una telefonata in diretta, c'è un vostro caro amico tuo e di Gianni Nazzaro, c'è Tullio De Piscopo con noi. Tullio, ciao Tullio. Buonasera. Ciao a you. Ci senti? Grande Tullio. Questo è l'applauso, Tullio, per te da parte del Festival Italia Musica e di tutti noi, per ringraziarti. Grazie. Allora, un onore. Beh, lui è proprio un maestro, Tullio, è un maestro. Beh. Allora qui c'è anche il tuo amico Gianni Nazzaro. Ciao Tullio. Ehi, grande, come va? Bene, bene, va benissimo, va bene come tanto quanto mi auguro vada bene a te, Tullio. Alla grande. Vai Tullio, così. Tu hai incontrato Alessio durante una serata, è la lunga notte della batteria. E che cosa ti ha colpito di questo ragazzo, oltre naturalmente il talento? Ci siamo visti più di una volta, ci siamo incontrati più di una volta in varie session, soprattutto nelle serate di batteristi dedicate poi al grande Enrico Lucchini, che era l'insegnante di tutti i batteristi, i maggiori batteristi di Milano. Tu lo sai cosa fa Alessio quando deve entrare in un posto dove non è per tutti entrare? Sai cosa fa? Lo sai? Che fa? Dice, mi manda Tullio De Piscopo. Passa. Quindi sei un bigliettino, sei una garanzia, Tullio. Scusami, maestro, ma devo. No, ma è giusto fare i sacrifici, studiare. Lui dice, sto cercando di portare... la batteria mi è già stato fatto, Alessio. Sì, da te ovviamente. L'ho fatto io. certo, però capito, te Alessio? Canti, la batteria, te canti anche io, no, sono stonato. La quindi. Batteria davanti, prima di fare il cantante, l'ho portata io, capito? Esatto, sei un innovatore, esatto. Molto prima. Sei stato sempre avanti, Tullio, nei tempi, con la musica. Molto prima. Senti, che cosa, quindi, dimmi. E quindi è giusto fare i sacrifici, quelli che dice Alessio, però come già gli ho detto altre volte, bisogna trovare il modo giusto di farsi, di ascoltare, di farsi vedere, no? Capito? Quindi devi trovare il mood, un tuo mood, che non è quello lì che ci dicemmo, ti ricordi? Sì, ma io l'ultima volta. Sì. Quello è il mood tuo. Tu devi trovare quel mood che fa muovere il culo. Perché la batteria deve farti ballare, non deve farti pensare, capito? Ti potrà farti pensare quando sarai in assolo, da solo. Certo. Quando vedremo un bel duetto, The Jungle e Tullio De Piscopo, magari anche però con un pezzo. Però Alessio, sin da ragazzino, è sempre stato un fenomeno sullo strumento. Addirittura faceva delle cose pazzesche, 3-4 bacchette, 5 bacchette, ecco. Queste sono cose incredibili che lui ha sempre fatto, non è che le sta facendo. Grazie maestro. Senti, grazie. Che cosa allora auguri, Tullio, dal profondo del cuore a questo ragazzo?
questo talento, questo bel fenomeno? Innanzitutto, io gli auguro innanzitutto la serenità, la pace nel cuore, l'amore, la felicità e poi la musica. Grazie, grazie, grazie. Mi fa emozionare, mi fa emozionare. No, noi Giulio, quando ti rivediamo? Sì. Spero presto. Assolutamente, perché ci manchi, devi tornare immediatamente. Dimmi, sì. Gianni, si no, dice no, a Napoli. Stavo solo dicendo, dopo tutti gli auguri che Tullio ha appena finito di fare, quindi il cuore, quindi la passione, quindi tutte quelle cose là, uno risponde: leva da Anans, nel senso mica è facile, no? Com'è, leva da Anans. Bene, grazie Tullio, grazie veramente di cuore. Sono senza male, Anans. Che hai detto, Tullio? Non abbiamo ricevuto. No, dicevo, lieve da Nanzi, che stanotte a Geromuzzo, senza male i panzi. Senza male i panzi, bravo, ah, bravo! Grande maestro! No, e senza volerlo ho citato una frase di una sua canzone, lieve da Nanzi, senza Geromuzzo, senza male i panzi. Lieve da Nanzi. Quella che fa muovere. E vai. Grazie, grazie davvero di cuore. Ciao maestro, grazie. Ciao Alessio, vai alla grande. Ciao, ciao. Ciao dal Festival della Musica, viva Tullio d'Episcopo. Grazie, grazie. Hai gradito questa sorpresina che sì, ti abbiamo fatto? Sì, bellissima. Sapevamo, no, mi sono emozionato, infatti sto un po' in ballo, sto guardando. Adesso respira profondamente. Adesso, perché noi, come dice Tullio, ci levamo a Nanzi.